Qual è la missione della famiglia Salesiana, così come rinvigorita dalle giornate di spiritualità che si sono concluse a Roma domenica 20 gennaio? Offrire ai giovani il Vangelo della bontà con il cuore di Don Bosco. Centro dell'ultima delle giornate di tutto questo appuntamento annuale della famiglia Salesiana è la celebrazione eucaristica conclusiva. Il Rettore Maggiore ha presieduto la liturgia e nell'omelia ha dato come un mandato agli oltre 400 partecipanti. Ed è bello finire questa ricca esperienza di salesianità vissuta lasciando a Dio dirci la parola di congedo, a modo di consegna, di programma per tutta la famiglia salesiana in quest'anno della fede, in questo tempo di nuova evangelizzazione. Carissimi fratelli, carissime sorelle, membri tutti della famiglia salesiana, amici di Don Bosco, oggi noi siamo chiamati ad abbeverarci a questo vino nuovo, migliore, abbondante, che è Gesù. Lui è la sorgente della vita nuova, della felicità e della gioia a cui tutti aspiriamo. Ancora un ritrovarsi in assemblea per tirare le fila operative di queste giornate. Io vorrei dire che cos'è Don Bosco. Don Bosco è una idea, è una idea. E quella idea era un tutt'uno tra Dio e i giovani. Due elementi nella vita di Dio, di Don Bosco, inscindibili. Immagino una specie di Elisse in cui lui si sente inviato di Dio ai giovani e i giovani lo mandano a Dio. Proprio così. Per cui tutto Don Bosco che cosa? È una immensa passione educativa. Si sa convinto di poter dare al nome di Dio qualcosa di bello ai giovani che riempia di senso la loro esistenza e garantisca prospettive di futuro.